Logos Web Radio. Alcuni dei partecipanti al Logos Web Radio, tenuto al Centro Sociale di Ponte Samoggia in cooperazione Procus di Casalecchio, hanno realizzato un'intervista a Mar Nicolin per la sua esperienza educatore del Centro Giovanile La Baita. Perché fai l'educatore alla Baita e da quanto lo fai, Mario? Allora, io in Baita lavoro all'incirca da 16 anni, ma faccio l'educatore perché è una scelta proprio professionale che ho fatto. Dopo i miei studi ho deciso che questa era la cosa che mi dava maggior soddisfazione. Che tipo di ragazzi frequenta la Baita? E che età hanno, Mario? Allora, la Baita è frequentata essenzialmente da un'utenza multietnica. Nel senso che un lavoro che noi abbiamo voluto fare è quella di dare importanza anche alle nuove generazioni di migranti che arrivavano a Crespellano e che avevano comunque necessità di trovare un luogo dove potersi relazionare alla pari con altri ragazzi di Crespellano e poter arricchire il tessuto culturale giovanile con la diversità che loro si portavano. E il target dei ragazzi tendenzialmente va dai 12-13 anni ai 20 anni, anche se sono divisi in sottogruppi, perché vista l'ampia forbice di ragazzi che la frequentano era importante programmare e preparare delle attività che potessero valere sia per gli uni che per gli altri. Come ti relazioni con i ragazzi del centro e che tipo di rapporto sei riuscito a instaurare con loro? Allora, io cerco essenzialmente di lavorare basandomi sull'ascolto, perché io credo che alla base di ogni relazione ci deve essere la disponibilità da parte dell'operatore ad ascoltare quello che i ragazzi ti portano, e quindi partendo dal loro ascolto cercare di coinvolgerli in un percorso di protagonismo che faccia sì che quello che poi dopo si vada a realizzare li veda veramente interpreti in prima persona. Cioè è un modo per costruire cittadinanza attiva, cioè quindi i ragazzini devono poter svolgere attività e iniziative che partono da loro e non da me che sono un adulto. Io li devo semplicemente aiutare e supportare come frizione con le istituzioni, con tutte le altre realtà con cui loro devono entrare in contatto, per far sì che le loro idee possano trasformarsi laddove è possibile in progetti che li veda protagonisti in prima persona. Alcuni dei ragazzi che hanno frequentato il centro hanno avuto problemi con l'alcol o con la droga e hanno avuto delle reazioni violente? Se sì, come ti sei comportato in questi casi? Allora, purtroppo va detto che il problema della droga è un problema che interessa questa fascia particolare di età, che è la preadolescenza e l'adolescenza, e io con loro ho cercato sempre di pormi in una situazione con un comportamento non giudicante, perché raccogliere i loro problemi non vuol dire giudicarli, perché sì, se i ragazzi si sentono subito giudicati non riescono più poi dopo a partecipare in un percorso che potrebbe cercare con una rete giusta di collaborazioni con delle figure specifiche, perché chiaramente non posso dare io delle risposte a tutto, perché è importante che questo discorso di lavoro con i ragazzi venga svolto in rete. Quindi a seconda delle difficoltà che i ragazzi incontravano, quindi possono essere queste relazionali, possono essere legate all'uso di alcolici o all'uso di droghe, potessero trovare delle figure professionali tali e preparate per potergli dare delle risposte e quindi costruire con loro dei percorsi di recupero, dei percorsi in cui queste devianze da quello che è un percorso comunque di crescita giusto gli potesse permettere di poterli quindi superare questi problemi per poter arrivare a viversi con serenità la loro esperienza e la loro età. Che tipo di problemi hanno avuto in passato i ragazzi? Vista la varietà dei ragazzi, di fatto, come dire, i problemi che loro portano sono i problemi che generalmente l'adolescenza portano. Uno di cui è molto importante, su cui mi vorrei soffermare, è proprio quello delle diversità. Oggi i ragazzi vivono con difficoltà la loro diversità, parlo di diversità di carattere culturale, sì, di provenienza. E cosa è successo? Cioè, se noi riusciamo a costruire un ambiente accogliente, questo tipo di diversità, che sono poi dopo alla fonte di molti problemi e di molte tensioni fra gli adolescenti, riescono a trovare delle sintesi interessanti e quindi riesce a partire un percorso di arricchimento invece di un percorso di esclusione. Quindi se noi riusciamo a con l'accoglienza, quindi con una situazione accogliente, a far superare questi preconcetti, questi pregiudizi, i ragazzi poi dopo riescono a superare tranquillamente i loro problemi e riescono a far sì che l'integrazione diventi veramente un gioco da ragazzi. Ok, grazie Mario, ti ringrazio per l'intervista. Grazie a te Massimo e grazie a tutti voi ragazzi, ciao.
L'abbiamo appena sentito Mario Nicoletti, educatore del centro giovanile La Baita di Crespellano, che ritiene centrale l'ascolto e un approccio non giudicante nei confronti dei ragazzi e delle loro problematiche. Il centro è aperto il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 15.30 alle 19. L'intervista è stata realizzata durante il corso Web Radio in collaborazione con Blogos di Casalecchio e potete riascoltarla sul sito www.ilblogos.it. Un saluto da Francesca, Massimo, Andrea.